po' sporchi. Vabbè, fa niente, tanto che novità, ce l'hai sempre sporchi. Oggi è arrivato, adesso è arrivato 10 minuti fa, il tempo di editare un altro video, lei c'ha la fretta nel QQ e quindi è arrivato un pacco di Shane. Così la nonna non si può lamentare. Nonna, guarda bene Simona cosa ha preso con i tuoi soldini, così non lamenti e non rompi le palline. Va bene, capito? Perché lei rompe le scatoline, perché... vabbè, ho sbagliato. Aspettate. Rompe le palline perché Simona vorrebbe qualche barbina, ma lei dice no, prendi i vestiti. Quindi... aperto già. Aspetta che ha aperto il pacco. Lo mettiamo sotto e pian piano esce fuori la roba. Ma non rompere le sacchettini che sono carini, ormai... ma che pallini. Pacchetti. Ma no, che pacchetti, che io le utilizzo. Pacchetti. Oh. Vabbè, una maglietta qua. Questa è la maglietta. Ah, baby girl. C'è scritto qui dietro. Sono le farfalline. Con le farfalline, ma che carine, ma che carine, farfalline blu. È 3XL. È la grossa, è grande, 3XL. È gigante. Vabbè. Vabbè, dopo le proverà, dai. Cos'è? Un sacchetto dentro un sacchetto? Vabbè, riapriamo. Aia, hai dato una gomitata. Aspetta. Ma che devo fare? Ah, questo è il papi. Faccio vedere prima. È lo specchietto della bicicletta. Sì, vabbè, si toglie la pellicola, sì, poi la pellicola. Lo specchietto della bicicletta. Bello, grazie. Chi è che non gli piace fare così? Oh. Aspetta, momento ASMR. Zitta. Questo poi lo dai. Anche a me non stava. Tanto mamma. Finito. Scusa. Ma ce n'è, ce n'è due. Posso aprirlo questo? Sì. Ma cos'è la borraccia? Sì. Ma cos'è la borraccia? Non sono una borraccia di bicicletta. Dai, che carina, è la borraccia. No, cosa è una borraccia, è vero. Cacchio. Pussa, nusa. No, adesso pussa. Sarà stata con... quello puzza di più, eh. Petrolio, eh. È uno, è due, è tre. Puzza di piedi. Puzza di piedi. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, due. Pesi. Perché Simona vuole fare bodybuilding. Bodybuilding. Cos'è? Cos'è quella roba lì? La costa del tuo serba. Ma cos'è? La costa del tuo serba. È un frisbee. Aspetta. Ma non vuole la bicicletta. Ehi! Oh, le manopole della bici! Cos'è sta roba? Ah, la manopole della bici è presa? Sì. Questo è per picchiarti! Ma... aia, aia! Ma quale? Sì. E dopo? E fai avanti indietro, no? E cos'è sta roba, scusami? Fai ginnastica. Sì, ma cos'è il centro, la ruota? Non hanno messo un fermo lì. Vabbè, poi lo sistemo. Ma cos'è sta roba? Dai, fa casino, non fare così. Ah, lei sul pavimento mette le due mani qua e fa così. Vabbè. Che grande cagata è. Mi passi il telefono? Inutile. Dopo non rompere la bustina, che carina.
la cover del cellulare. Oh, questo per i cuscini, so con la bocca. Oh, guarda, vediamo subito. Cavina, fammi vedere pure a me. Allora c'è la bocca, ci sono i biscotti, c'è la rosellina, c'è non so che cosa, c'è l'aereo nelle nuvole, ma che cavina, ma che cavina, ma c'è un'altra coverina. Questo qua per i cuscini. Questo è trasparente, scritto hot baby. Oh, oh, oh. Calda bambina, calda ragazza, baby, bambina, boh, che ne so. Questo sembra più resistente, eh? Sì? Sì. Prova, prova a lanciarlo. No, no, no. Devi fare le prove. Questa è bella, eh? Bella, 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 bella. Papà vuole vedere. Bella. Bella, dai. C'è il telefono sporco sotto. Bella. C'è il telefono sporco, dai, su. Poi. Nonna, va bene fino qua? Ok. Bella. Bella, c'è una moschetta, un casino di busti di Shane. Che sono carini. Bella. Cos'è? Bella. A me mi sa che... No, ah, ah, sì, no, la canottiera. La canottiera. Canottiera, questa va bene di bella. Taglia. Con arricciolata ai lati. Molto nera. Molto nera? No, vabbè, no. È un po' trasparente? No. No. Beh, vai avanti, sì, bella. Dai, ciao. Non perder tempo. Bella. Bella. C'è un sacchettino là, eh. Cos'è questo nuovo? Ah, questo qui. Il regalo di Shane. Ah, il regalo di Shane, perché anche Shane fa i regali. Avrete questa baba. 5 euro. Di base costa 5 euro. Cos'è la cuffia della piscina? Che è sta roba? Una matera. Oddio, 5 euro sta roba? Cioè. Cos'è? Una sciarpetta di plastica? Ma cos'è? No, è una banda. È una banda? Devi fare così. Sì, se si spacca mi dai un cazzotto in faccia. Sicura? Sì. Ma è molto plastiche. Sembra una piscina. C'è odore di piscina. È vero? C'è odore di piscina. Vabbè, per i vestitini di Barbie va bene. Oddio, ho paura. Attacca, ho paura. Guardate, si attacca tutto. Allora, dai, le nutendine! No! Sparentino! Ma cos'è sta? Ma non erano così! Chinvink, invece di Kevin Klein è Chinvink! Chinvink! Sono trasparentissime, ma le vedi? Ma cos'è questa? È una micro... Ma cos'è? Dai, non era così però, era più scura, non è... Cioè, in senso era... Queste non le può provare, non ve le può far vedere, provate. Però posso farvelo vedere così. Morre? Io. E qua c'è il reggiseno, la mutanda, ho paura. Tutta retinata, vabbè, tanto fa niente, dai. Simona. Che ma anche questa! Ma cos'è sta roba? Cos'è? Ogni volta così. Quella del lottatore sumo. Vabbè, vabbè. Ma il pane di Simona, non vuole vedere qui. Pensavo fosse così. Nicky. Vabbè, queste sono già più piccole. Ecco, sopra già va bene. Ah, questo qui meno male. Sì, dai, va bene, bello. Questo va anche a me. Porca vacca, questo va anche a me. Quello di sotto è un pochino. Vabbè, ma tanto Simona, guarda, usa lei le mutande, mette il pezzo davanti e lo mette dietro. E il pezzo dietro lo mette davanti. Ecco, esempio. Se questo qua è il davanti della mutanda, esempio, questo è il davanti della mutanda, Simona lo mette nel chiulo invece della pagiana. Perché? Perché non lo so, quindi qua è già fine, non deve fare il contrario. Sì. Basta. Hai detto la cavolata del secolo, dai. Lei le mette così le mutande. Cos'è sta roba? Ma cos'è il top di mia nonna? È un po' grande. Ma che gigante. Perché non riesco a prendere le taglie giuste? Ma magari se lo metti ti va, dai. Mamma, non lo lì. Ma dai, smettila! Io non mi metto quelle con la pancia di fuori. Ma non va messa la pancia di fuori. Messa la pancia sotto, maglietta. È il top.
Ma non pensavo fosse trasparente anche questo, perché oggi è tutto trasparente? Perché mi ha messo quello lì come per pescare, no? Lo usavo come ritino per... Ah, per la piscina, vai in piscina con questo e peschi tutti i moscerini. Bella, una canottiera ritirata però mi piace. Mi piace però. Anche questo è trasparente! Ma che belli! I pantaloni con i pezzi trasparenti. Bello, mi piace, ma per te sembra grande, ma non lo so, ma perché io li vedo giganti? Ma è gigante, vero? Tu li metti la fantozzi tanto. Tanto tu li metti la fantozzi, ma è grosso! Fa niente, tanto tu te lo tiri su fino alle tette e via. Belle. E quattro e sedici. Tu non capisci. Ma lei ha si è presa le misure, amore. Io ti ho detto di prendere le XL, tu no? Vabbè, dai, tanto so è comodo. XL. Vabbè, dopo li proviamo e vediamo. Dai, vai avanti. Basta, devo prendere, oh. Totale della spesa? 54. 54 euro. Credo. Più o meno. Se io ce l'ho qua. Dai, si vede. Adesso che, andiamo alle prove. Sì. E... alle prove? No. Oggi come non prendo lo specchietto. Vediamo il totale dell'ordine di questo che avete visto. 58 euro. Allora andiamo a vedere i prezzi, quello che hai speso, le due borracce. Sì. Le due borracce. Allora c'è lo sconto. Vabbè, costavano 3 euro l'una. Ah, 6 euro. Pagate 2,56 euro. Però vabbè, di base 3 euro l'una, 6 euro queste due cose. Sto robo qua. 6,50 euro. Poi le due cover. Allora, questa qui 1,25 euro. Ottimo come prezzo. Anche questa 1,25 euro. Per me, secondo me, è ottimo. Poi andiamo sulla mutanda questa. 2 euro. 2 euro questa mutandina di Chinvic invece di Calvin Klein e Chinvic. Poi questo completino 8 euro il lottatore di sumo. Questa maglietta, la prima che abbiamo aperto, 10 euro. Ok, quella retinata è in completo con questo? 24 euro. Con questo? O c'è anche questo? C'è anche questo, tutto insieme. Ah, tutto il completo 24 euro. Il top, la retina. Vabbè, guarda che comunque la stoffa euro. Il tipo di stoffa, la stoffa è bella, elasticizzata. Vabbè, abbiamo detto che quello, la banda elastica doveva costare 5 euro, ma me l'ha regalata. Questa canottiera nera? 7 euro. 7 euro. E lo specchietto? 1,75. È stato... prima non era 1,75, ma costava 2 euro e passa. Ora andiamo al... No, non la provo! Oggi no! Non vogliono vederlo? No, oggi no. Vabbè. Vedrete, boh, non lo so. Ma tanto poi me li vedrete addosso. Tranne le mutande e il reggiseno. Okay. Io ho sempre paura. Io acquisto ma sempre. Ma non fa niente, anche se no. Sei sporca e puzza, anche i vestiti puzzano. Ma non sono sporca e puzza. Dai. No, oggi no. Ma almeno la maglietta? Che pizza! Dai, no! Bene. Ma perché io ogni volta devo beccarmi queste cose qui? Fa niente, ma tanto tu le usi così dietro le cune. Ma non sono così esagerata, dai. Vabbè, il sedere risucchierà meno mutanda. Cioè, allora, cioè, è bella, no? Se era così, però poi c'è così. Vabbè, fa niente. Esagerata. E poi, ma questo mi sta almeno? Boh, niente, amici. Ma questo qua non l'ho preso nei curvi, eh? È un XL normale. Bene amicicci, con questo video è tutto. Non le vuole provare? No, le troverete sul suo profilo Instagram. Non è vero. Regina Oscura. Se pubblicherò delle foto con... Se pubblicherà le foto con i nuovi outfit. Seguitela su Regina Oscura, così almeno vedrete tutto. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo video, perché dobbiamo fare un unboxing e l'apertura. Un combo e l'apertura. Aspetta, il combo forse. Se comba il combo. Se non comba, se comba non il colore. Niente. Ok.
e l'apertura di due pacchettini che ho preso da AliExpress, perché AliExpress che belli video dove poi si aprono le cose. Quando aprirò quei due pacchettini, sì, spiegherò nel pacchettino quello che è. Ok, vado, andiamo, perché sennò il video diventa bislungo e andiamo a confessarci. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Si è appeso qui, oddio, si è incastrato. Ciao.